Aspetta, mi Sì. ricollego. Buongiorno. Buongiorno Rossella. La registrazione si è attivata, dottoressa Lobocchiaro. Posso chiamare l'appello? Si può chiamare l'appello. 10:35. Armetta. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Costantino. Presente. Cusimano. Presente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Galeotto. Galeotto è assente. Galiotto è collegato, Qua, però. presente, presente, dottoressa. Presente, Gottuso. presente. Presente, buongiorno. Buongiorno. E Fiore. Presente. Megna. Buongiorno, presente. Puma. Buongiorno e presente. Sandovalle. Buongiorno, presente. Scaffide. Buongiorno a tutti, presente. Presidente, tutti presenti. Ok, constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori i consiglieri Sandovalli, Armetta, Scafidi. Ok. Ok, dottoressa Lobocchiaro, lei voleva dare una comunicazione? 10 Abbia presenti, pure. 10 favorevoli. Ok, grazie Sandovalli. Sì, praticamente la SISP, in merito al fatto che alcune consigliere non ricevono l'invito, mi diceva che debbono guardare nella posta indesiderata, perché tante volte va a finire nella posta indesiderata. O Ah, ho capito. spam. Comunque, dice Ah, ok. sicuramente perché è indubbio che lei mandandole tutte insieme debbano arrivareci, però così non si sa per quale motivo e si verifica questo fatto, che vanno a finire in posta indesiderata e quindi è Ecco. come se non lo Mi ricevessero. sembra una plausibile, diciamo, questa dichiarazione. Ai consiglieri, quindi, il compito di verificare nell'attimo in cui non arriva la convocazione, giusto per poter rispondere poi eventualmente alla SISPI, di andare a constatare quanto detto dalla dottoressa Lobocchiaro, per capire se è questa la problematica di un inoltro da parte degli uffici che avviene, devo dire, ho avuto modo di constatare, poi la stessa così va dirottata in posto indesiderato, comunque spam. Va bene. Grazie Lui ha per. detto che è questo. Va bene, no, chiaro. E allora, trattazione dei punti all'ordine del giorno. Non ci sono comunicazioni da parte mia al riguardo. Trattazione dei punti all'ordine del giorno. Terzo punto all'ordine del giorno, interpellanze, interrogazioni e mozioni. E allora. Dottoressa Lobocchiaro, se mi dà conferma, prima mozione in trattazione all'ordine del giorno, la numero 12. Sì. Okay. Trattazione della mozione numero 12 a firma dei consiglieri Puma e Sandovalli, rifacimento manto stradale nella via Cardinale Lavitrano. Ne diamo lettura. Sì, allora. Premesso che nella via di cui è l'oggetto il manto stradale non viene rifatto da almeno 30 anni, che la strada è alquanto dissestata e presenta una serie di allavallamenti, sconnessione e quant'altro. Inoltre la strada è con marciapiedi sconnessi e la gente preferisce percorrere la strada mettendosi in serio pericolo di caduta. Considerato che la mancata manutenzione stradale di detta via comporta aggravio di spese per il comune per molte cause intentate da automobilisti e fruitori della strada, ritenuto necessario, urgente e ormai non più differibile intervenire per mantenere detto manto stradale, dando sia a chi vi transita e ai residenti gli spazi adeguati per vivere con serenità e armoniosità con la gente. Si
Si chiede al Consiglio della settima circoscrizione di deliberare la mozione affinché impegni il Presidente a porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali affinché si realizzi quanto è in oggetto. Firmato Natale Puma, Vincenzo Sandoval. Presidente. Presidente? Dottoressa, è in linea, però non risponde. Vabbè, Natale, assumi tu la presidenza. C'è Costantino prima di me. Costantino. Ha scritto si procede, Morvesco. Ah, va bene, non riesce a sbloccare l'audio, quindi prego collega Puma e può seguire il collega Sandoval. Sì, Presidente, allora questa è una via della portata della Nenella che non viene assaltata dalla notte dei tempi e nella mozione lo abbiamo scritto a chiare lettere. È una mozione che stiamo reiterando in questa consigliatura perché già nella scorsa avevamo anche ne avevamo fatto un'altra, ma non ha avuto risposta da parte dell'amministrazione comunale. Chiediamo che si intervenga perché è veramente un manto stradale veramente malmesso e malconcio e che fa rischiare ai cittadini che lo percorrono sia in auto che a piedi, perché i marciapiedi sono del tutto impraticabili, veramente di potersi fare male o farlo ad altri. Quindi chiedo che questa mozione venga approvata dal Consiglio nella speranza che il Comune poi si faccia carico di realizzare il rifacimento del manto. Grazie. Collega Sandovalli. Vuole intervenire? Sì, Presidente. Presidente, grazie della parola. È stato chiarissimo il consigliere Puma a comunicare ai colleghi questa mozione a firma congiunta. Io mi auguro che l'amministrazione centrale possa mettere questa mozione veramente in evidenza e rifare il manto stradale, perché è veramente importante. Tra l'altro, come ben detto dal consigliere Puma, da tantissimi anni non si ripristina questa strada, quindi chiedo a tutto il consiglio di votarla in modo favorevole e ringrazio il consigliere Puma perché ha lettere ben chiare spiegato la mozione in toto. Va bene, ci sono altri interventi? Io sono qui in linea, vicepresidente. Allora, prego, assumi la presidenza, presidente. Sì, scusate, ma avevo un problema all'audio, non riuscivo a toglierlo. Sì, grazie. Rispetto ad una situazione, quella illustrata dai consiglieri Sandoval e Puma, relativa al rifacimento manto stradale, mi sento di dire che è una situazione perpetrata già da anni, dove il RAP ha allentato, comunque non ha eseguito asfalti nel territorio della settima circoscrizione, non ha eseguito il rifacimento di marciapiedi e questo ha prodotto in noi tanti affanni. Io ricevo tante lamentele nel territorio della settima circoscrizione, giustamente la gente, non riuscendo anche a capire la sfera di nostre competenze o il ruolo che noi abbiamo di comunicazione, di sollecito, in termini di interventi rivolti all'amministrazione comunale, questo produce di contro in noi una sorta di ritorsione. L'auspicio, che è quello che abbiamo detto anche nelle precedenti riunioni di consiglio, è quello che tolto il servizio a RAP si possa procedere nei bandi
nello stilare, diciamo, i relativi bandi, in modo tale che, ecco, si possa cominciare a fare una programmazione seria per il territorio, per il nostro territorio e per il comune di Palermo in generale. Quindi è una mozione che voterò favorevolmente, condividendone obiettivi e finalità, e per una messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale e sottopongo in votazione la mozione, attestandone la presenza dei consiglieri Sandovalli, Armetta e Scafidi, che vedo essere presenti. Ok, dottoressa, procediamo all'appello nominale per la votazione. Armetta. Favorevole. Costantino. Costantino. È collegato, sì. Favorevole. Favorevole, favorevole. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Favorevole. Fiore. Presente, favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Presente, favorevole. Sandovalli. Presente, favorevole. Scafidi. Presente, favorevole. Presidente, tutte presenti e tutte favorevoli. Ok, il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Mi dica cosa devo fare ora. E allora procediamo alla mozione numero 13, rifacimento manto stradale in via Patti e via Rosario da Partanna. Scusate un attimo, su questa mozione mi sento di fare una riflessione. Io per consuetudine, quando diciamo ad ogni insediamento, ho la diciamo, come dire, seguo sempre la prassi di presentare in maniera stratificata delle mozioni che riguardano le borgate, e in particolare su questa penso di avere presentato già una mozione. Però mi sembra giusto e doveroso eventualmente accettarmene, in modo tale che magari sarà sfuggito al signor Di Fazio, diciamo, come dire, l'immissione nell'ordine del giorno della medesima. Se i consiglieri proponenti sono d'accordo. Presidente, Sandovalli sono. Ti prego, Sandovalli. La parola? Dico, certo. Anche le altre mozioni, dico, che facciamo? Una la votiamo e una no. Votiamo anche questa, Presidente, cioè mettiamola, diciamo, in discussione, perché dico, le stesse mozioni le abbiamo sempre presentate, perché ma sono degli anni precedenti, quindi secondo me questa si può portare in aula. Lei dice di anno in anno presentiamo una mozione, dico. Ma che c'è, Presidente? Se è già stata trattata, non è d'anno d'anno, in questa consigliatura. Se in questa consigliatura, consigliere Sandovalli, forse non mi sono espresso bene. Avevo capito male. Sì, probabilmente anche l'audio. Se in questa consigliatura la riteniamo. Solo una verifica, se non c'è per inteso la votiamo, anche perché ne condivido la finalità, attenzione, la puntualizzo, va bene? Allora, votiamo la sospensiva, se siete d'accordo. Oggi stesso faccio fare la verifica, se il signor Di Fazio è nelle condizioni di poterlo fare in smart working. E allora, appello nominale, dottoressa Lobocchiaro? Sì, Armetta. Favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano. Non risponde. Favorevole. Galioto. Favorevole. Gottuso. Favorevole. Fiore. Favorevole. Megna.
Favorevole. Non capisci niente. Allora, ci mettiamo tutti. Favorevole. Consiglieri l'audio, consiglieri l'audio, per chi ha aperto l'audio lo chiuda. Sandovalle. Favorevole. Scaffini. Presente, favorevole. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Ok, procediamo alla trattazione della mozione numero 14. Fuma Sandovalli, rifacimento mantostradale della via Papa Pio XII. Perché 9, sì. Presidente? Appunto, perché 9? No, ho detto tutti presenti, tutti favorevoli. Tutti presenti, tutti favorevoli, ha detto. Ok, ok. Va bene? Io 9 non l'ho detto. Io ho sentito tutti presenti, tutti favorevoli. Sì, poi così. Qua succede di tutto con questo audio. Va bene, diamo una lettura. Mozione numero 14, dottoressa Lobocchiaro. Sì. Premesso che nella via di cui è l'oggetto il manto stradale non viene rifatto da almeno 20 anni, che la strada è alquanto dissestata e presenta una serie di avvallamenti, sconnessione e quant'altro. Inoltre la strada è con i marciapiedi sconnessi e la gente preferisce percorrere la strada mettendosi in serio pericolo di caduta. Considerato che la mancata manutenzione stradale di detta via comporta aggravio di spese per il comune e per le molte cause intentate da automobilisti e fruitori della strada, ritenuto necessario e urgente, ormai non più differibile, intervenire per mantenere detto manto stradale, dando sia a chi vi transita e ai residenti gli spazi adeguati per vivere con serenità e armoniosità con la gente. Si chiede al Consiglio della Settima Circoscrizione di deliberare la mozione affinché impegni il Presidente a porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali affinché si realizzi quanto in oggetto. Firmato i consiglieri Natale Puma e Vincenzo Sandoval. Ok, i consiglieri proponenti, uno dei consiglieri proponenti ha facoltà di intervenire. Sì, Presidente, grazie. E allora, anche qui è una strada che non ha visto mai una manutenzione, diciamo, ordinata e sistemata. È una strada che non ha più le pendenze verso le caditoie, anche perché nei lavori fatti nel tempo non si scarifica, ma si continua a porre asfalto sopra asfalto. E quindi è una strada che necessiterebbe, diciamo, la cura dell'amministrazione nel rifacimento del manto stradale. Quindi chiedo ai colleghi di votare questa mozione affinché si possa realizzare quanto richiesto. Grazie. Consigliere Sandovalli, se vuole intervenire. Sì, Presidente, ho poco da dire perché è stato già del collega Puma. Anche io glielo consiglio tutto di votare questa mozione in modo favorevole e mi auguro sempre che l'amministrazione centrale possa intervenire il prima possibile. Ok, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Galioto? Ci sono altri interventi? No, Presidente, io no. Va bene, se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione finale e procediamo all'appello locale per la votazione della mozione medesima. Armetta. Favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Galioto ha detto favorevole. Sì, favorevole. Sì, favorevole. Deve andare alla cassa. Allora, e chiudete l'audio per favore, chi ha l'audio aperto lo chiuda perché c'è il ritorno. Fiore presente favorevole. Chi fa poi se mette da Megna? Non c'è la signora, no, Megna assente. Vicepresidente, se chiude l'audio per favore. Megna assente. Se gli scrutatori confermano. Assente. Grazie. Puma ha detto favorevole, vero? Sì. Favorevole. Sì, certo. Sandovalle. Favorevole.
Esito della votazione? Favorevole, favorevole. Allora, esito della votazione, questa volta 9 presenti e 9 favorevoli. 9 favorevoli, okay. Okay. Il consiglio approva all'unanimità dei presenti. Confermiamo. Grazie. Presidente. Ok, procediamo sempre alla trattazione della mozione a firma dei consiglieri Puma Sandovali, posizionamento cestini per deiezioni canine nella borgata della Daura. Ne diamo lettura. Sì. Allora, posizionamento cestine. Premesso che i cittadini possessori di animali non hanno un posto dove conferire le deiezioni canine dei loro amati compagni di vita, premesso che spesso vengono gettati nei cestini gettacarte, ma la RAP non li raccoglie e finiscono spesso per terra a dare un pessimo decoro dell'area dove insistono i cestini. Considerato che non è giusto che i possessori di cani non hanno dove porre quanto giustamente e doverosamente raccolto, ritenuto necessario intervenire per venire incontro ai cittadini per posizionare detti cestini per deiezione canine, il Consiglio della Settima Circoscrizione impegna il Presidente a porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali affinché si realizzi quanto in oggetto. Posso chiedere al consigliere Puma se questa l'aveva già presentata per un'altra via? Sì, dottoressa, per le due altre borgate. Perché mi ricordavo l'oggetto, sì. Va bene, perfetto. Sì, per altre borgate. Non lo so, posso intervenire, presidente? Dottoressa, presidente. Mi pare che non ci sia più nessuno e devo assumere la presidenza, ma intanto manca il numero legale. No, non manca il numero legale, perché siete in quattro. Ah, ok, va bene. Siete in quattro e quindi... E allora chiami l'appello, dottoressa. Ah, prima devo intervenire, sì, devo intervenire io. Allora, sì, dottoressa, colleghi, questa mozione, diciamo, cerca di dare un po' di decoro a quelle che sono le borgate della nostra circoscrizione. Tantissimi sono gli animali da compagnia che, una volta usciti fuori, diciamo, i proprietari non hanno dove conferire queste deiezioni canine. Spesso impropriamente sono messe nei cestini gettacarte, qualche volta li troviamo per terra, quindi il montare questi cestini darebbe la possibilità di avere un luogo sicuro dove conferire questo materiale organico. Chiedo ai consiglieri di votare questa mozione affinché il comune si possa far carico di poter, diciamo, posizionare quanto richiesto. Grazie. Consigliere Sandovalli, lei deve dire. Consigliere Sandovalli, se vuole intervenire, lei in qualche modo. È limitato di nuovo il presidente. Allora, le ore 10. Concordo a quanto detto dal consigliere Puma, chiedo ancora una volta a questo consiglio di votare favorevole a questa mozione. Mi sento di fare una considerazione in merito a questa mozione. Ricevo diverse lamentele da parte del territorio in generale, quindi dalla borgata di Sferracavallo in particolare alla punta più estrema, quindi nel caso specifico anche dell'Arenella, dove i consiglieri hanno qui esposto il problema, laddove ho sottolineato all'amministrazione non solo la necessità di allocare degli appositi cestini, ma eventualmente di ragionare pure nella creazione di apposite aree, vedi su Pallavicino, questa è una mozione che abbiamo condiviso anche in aula, per individuare delle apposite aree dove gli animali possano, diciamo, afferire per adempiere, diciamo, ai loro bisogni. Quindi questa mozione va verso una direzione giusta, alla pari di quello che, diciamo, mi sono sentito di suggerire all'amministrazione di procedere all'individuazione di aree idonee ad accogliere gli animali. Quindi questa era la mia riflessione. Se ci sono interventi al riguardo in merito a questa mozione, altrimenti dichiaro chiusa la discussione generale.
Presidente. Prego, consigliere Cusimano. Presidente, tempo fa lei ci ha comunicato che forse in circoscrizione, negli uffici della circoscrizione, c'erano dei sacchetti o comunque c'erano dei kit per... Sì, per deiezione utile. Sarà mio compito quello di accertarmene e di comunicarglielo in giornata. Presumo proprio di sì. Ah, perfetto. Grazie. Comunque, sulla mozione... Nulla da dire, è una mozione che diciamo giusta e che naturalmente non si capisce come mai non si riesca a posizionare questi cestini per insomma per le necessità dei padroni, anche perché è necessario per educare chi invece non raccoglie le feci di questi animali e li lascia sulle sedi stradali. Molto spesso, aggiungo, consigliere Cusimano, gli operai della Reset devono operare in condizioni veramente disumane, nell'ambito della pulizia delle aiole, costretti diciamo a convivere con la presenza di escrementi sparsi lungo tutte le aree e le aiole che devono bonificare, quindi è un dramma al dramma, quindi è una situazione che non è più sostenibile. E ok, se lei ha finito il suo intervento non sì, ci sì, sono no, ho finito. Ok, dichiaro chiusa la discussione generale previo accertamento della presenza degli scrutatori. Sandovalli, Scafidi, forse manca Armetta, se me ne date conferma. Sì, manca Armetta. Ok, allora sostituiamo Armetta con il consigliere Galioto presente, ok? E poi si procede per appello nominale alla votazione della mozione medesima, prego. Sì, allora Armetta assente, giusto? Sì. Costantino. Io sto vedendo, ho allargato il quadro per vedere chi è presente o meno. Gli scrutatori, Costantino. Assente. Ok, grazie. Cusimano. Favorevole. Galioto. Favorevole. Lottuso. Assente. Fiore. Presente, favorevole. Megna. Assente. Puma. Assente. No, Puma è presente. Presente e favorevole. Presente. Presente e favorevole. Megna, assente. Ok. Sandovalli. Presente, favorevole. Scafidi. Presente, favorevole. Esito della votazione? Allora, 1, 2, 3 e 4. 6 presenti, 6 favorevole. Scrutatori confermano? Perché... Confermo. Ok. Va bene. Dottoressa, mi scusi. Sì. Laddove gli scrutatori confermano, ecco, 6, va bene, ok. Confermo, va bene. Confermo pure io, ho avuto modo di constatarlo. Ok, procediamo alla lettura della prossima mozione. Numero 16. Numero 16, l'oggetto, prego. Sì, sì. L'oggetto è sempre dei consiglieri Sandovalli e Puma e l'oggetto è posizionamento cestine per deiezione canine nella borgata di Cardillo. Premesso che i cittadini possessori di animali non hanno un posto dove conferire le dezioni canine dei loro amati compagni di vita, premesso che spesso vengono gettati nei cestini gettacarte ma la rappa non li raccoglie e finisce spesso per terra a dare un pessimo decoro delle aree dove insistono i cesti,
I cestine. Considerato che non è giusto che i possessori di cane non hanno dove porre quanto giustamente e doverosamente raccolto, ritenuto necessario intervenire per venire incontro ai cittadini per posizionare detti cestini per direzione canine, il Consiglio della Settima Circoscrizione impegna il Presidente a porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e conseguenziali affinché si realizzi quanto in oggetto. Firmato i consiglieri Natale Puma e Vincenzo Sandoval. Non c'è più nessuno? Pronto? La Presidenza chiama il numero legale, no? Allora. Cioè voi due, chi è quello più anziano per voi? Cusimano, consigliere Cusimano. Allora, assume la presidenza il consigliere Cusimano. Ore. Per quando? Come? Consigliere Cusimano, c'è? Consigliere Cusimano? Sì, scusate. Ha risposto, dottore? Sì, ha risposto. Consigliere Cusimano, assume la presidenza lei e facciamo la verifica del numero legale? Sì, va bene, procediamo. Allora, sono le ore 11:06. Armetta? Assente, vero? Sì, assente. Costantino? Assente. Assente. Cusimano? Presente. Galeotto? Assente. Assente. Gottuso? Assente. Fiore? Assente. Megna? Assente. Puma? Assente. Sandovalle? Assente. Scaffidi? Presente. Presidente Cusimano, siete in due presenti. Perfetto. La seduta è aggiornata alle... No, no, oggi è la prosecuzione, quindi viene chiusa. Allora la seduta è chiusa. Buona giornata, arrivederci. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti.